Io ricordo solo a me stesso che già a causa della chiusura della statale in corrispondenza della frana di Montacuto, l'economia locale, l'economia di questi territori ha subito già troppo. Ci sono aziende che hanno dovuto chiudere, erano divenuti ormai impossibili i collegamenti per le funzioni istituzionali, per la pubblica istruzione. Quindi noi non vogliamo rivivere quell'incubo. Perché guardate, queste popolazioni fortunatamente sono forti. C'è una dignità nell'appartenere a questo territorio molto forte, e per questa forza che abbiamo potuto superare i brutti momenti, i disagi economici quando c'è stata la chiusura in corrispondenza della frana di Montacuto. Oggi non so se però c'è questa forza.